È un momento difficile, ma è il momento di far valere la nostra comunità. Siamo una comunità forte, coesa. Noi dobbiamo essere responsabili e proteggere le categorie più fragili. Lo so che è un impegno restare a casa, non è piacevole, però vi garantisco che è l'unica maniera per evitare il contagio. Dobbiamo proteggere le persone più deboli, le più fragili, per cui c'è adesso un impegno comune. Io ringrazio di cuore i medici, gli operatori sanitari, i volontari. Tutti stanno dando il massimo del loro impegno. Insieme noi ce la faremo. Sono sicuro, noi ce la faremo. Bisogna lavorare tutti assieme, nessuno escluso. Noi per Padova ci siamo. La carità e la solidarietà non hanno confini, né di spazio, né di tempo e nemmeno quelli delle regole a cui dobbiamo tutti attenerci. Anche stando in casa è possibile tessere fili, ravvivare relazioni di prossimità e con creatività aiutare i più fragili a vivere questo tempo. Una telefonata per un saluto, una preghiera, un piccolo favore al vicino di Pianerottolo. Sosteniamo anche noi, come comunità e come famiglie cristiane, chi fa il bene, da qualsiasi parte provenga e si realizzi. Noi per Padova ci siamo. E poi la fiducia in tutti coloro che nel rispetto delle regole si stanno facendo carico di chi è solo, di chi è in strada, di chi non ce la fa. Proprio per questo, da Padova Capitale Europea del Volontariato, Comune, Centro Servizi Volontariato e la Diocesi si uniscono per un messaggio condiviso. Noi diamo una risposta alle persone in difficoltà, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto, da casa. Noi, per Padova, ci siamo. Il nostro impegno è di unire i bisogni di chi è in difficoltà con le disponibilità della comunità, con garanzie di operare in sicurezza e nel rispetto della salute pubblica. In questa situazione non è necessario essere eroi, bastano piccoli gesti per un aiuto concreto. Sei con noi? Dona ora. Insieme siamo comunità. Noi, per Padova, ci siamo.